Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul canale di YouTube di Io Straniero. Allora, oggi volevo trattare con voi un argomento riguardante la lettera di invito, che in tanti mi avete chiesto anche attraverso dei post sulla pagina Facebook, sia sul gruppo, mi avete chiesto di parlare appunto di questa lettera di invito e fare degli approfondimenti adeguati relativi a questo tipo di argomento. Allora, innanzitutto la lettera di invito per stranieri è un documento molto importante che consente di far entrare in Italia per motivi di turismo, quindi attraverso un visto turistico, un cittadino extracomunitario, ossia un cittadino che non è presente sul territorio nazionale. Questa lettera di invito è una lettera che è fatta o da un cittadino italiano o da un cittadino straniero e viene fatta appunto nei riguardi di un cittadino che non è sul territorio nazionale. Il cittadino italiano o straniero ovviamente deve essere regolarmente soggiornante in Italia, ovviamente, ok? Non può farlo una persona irregolare o comunque una persona che non ha permesso di soggiorno, e garantisce all'autorità diplomatica che rilascia vitto e alloggio, che rilascia il visto, garantisce vitto e alloggio in Italia al cittadino straniero. Allora, vediamo un attimo come funziona appunto questa lettera di invito. Allora, attraverso questa lettera di invito per turismo, quindi, è possibile far entrare o un familiare, quindi un soggetto con il quale siamo legati attraverso un vincolo di sangue, oppure un soggetto attraverso il quale siamo legati per un mero rapporto sentimentale, quale può essere un fidanzato, un compagno, e qualsiasi altro tipo di persona. Addirittura è possibile far entrare un amico, quindi con questa lettera di invito cosa si fa? Si invita il soggetto e si garantisce vitto, alloggio e eventuali cure mediche. Un elemento molto importante all'interno del momento in cui si chiede la lettera di invito è che ci sia un volo di ritorno a supporto del fatto che il cittadino, nel momento in cui viene qui, poi però può anche tornare, debba anche tornare, ha la possibilità di tornare nel paese di origine dal quale proviene. La lettera di invito per stranieri è uno strumento molto utile se si pensa che una persona può invitare un altro soggetto in Italia se provengono soprattutto da quei paesi che non consentono il rilascio in maniera molto facile di un visto d'ingresso per turismo, come ad esempio, non so, mi verrebbe da dire il Marocco. Andiamo a vedere adesso poi in maniera un pochino più specifica come si compila la lettera di invito per turismo per stranieri. Quindi io che sono italiano oppure sono cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, come faccio a fare questa lettera di invito? Allora, innanzitutto la lettera di invito da chi deve essere compilata? Deve essere compilato o dal familiare o dall'amico che si trova in Italia e deve indicare delle informazioni molto molto importanti, quindi devono essere presenti all'interno di questa lettera di invito degli elementi che la legge appunto richiede, ossia i dati del familiare o dell'amico da ospitare, la durata e il motivo del soggiorno, quindi perché verrà qua e quanto tempo si tratterrà in Italia, le indicazioni sulla posizione lavorativa della persona da ospitare, se questa dovesse svolgere attività lavorativa o meno nel proprio paese, quindi che tipologia di lavoro fa nel proprio paese, questo è un altro elemento da fornire, eventuali poi legami di parentela che sussistono tra la persona che fa la lettera di invito e la persona che viene invitata. Un altro requisito molto molto importante da indicare è che il 90% nel momento in cui non si indica può essere causa di rigetto del visto, riguarda l'indicazione delle disponibilità economiche che ha l'ospitante per poter garantire vitto, alloggio al familiare o all'amico che si vuole invitare barra ospitare, ad esempio una fideiussione bancaria, quindi vengono fornite delle garanzie a livello economico del fatto che la persona possa stare qua sul territorio italiano senza alcun tipo di problema, quindi senza che un domani dovesse venire a mancare dei sostentamenti economici. L'indicazione inoltre dell'alloggio presso cui verrà ospitato il familiare e o l'amico una volta che avrà ottenuto il visto, quindi vuole sapere lo stato dove andrà a essere questa persona, dove andrà ad abitare questa persona. Ulteriormente va messa inoltre va fatta un'assicurazione sanitaria avendo una copertura minima di 30.000 euro per le spese di ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio. Questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui
una persona dovesse stare male e dovesse aver bisogno di cure all'interno di azienda ospedaliera, ovviamente non è lo Stato italiano che andrà a pagare, ma è questa assicurazione sanitaria che viene fatta prima di entrare all'interno del territorio nazionale in Italia. Quindi, allora, questi sono tutti elementi che sono molto molto importanti per fare questa lettera di invito e devono essere assolutamente tutti presenti. Fa il fatto che una persona ospiti un'altra persona e abbia una casa comunque di un certo tipo, che abbia un lavoro, che quindi abbia un reddito che dia la possibilità di provvedere oltre a se stesso anche alla persona che invita. Ecco, sono tutti elementi che lo Stato ha necessità di sapere, perché ha necessità di sapere che fine farà questa persona una volta che verrà in Italia, ok? Quindi sostanzialmente che non andrà a delinquere o non andrà a commettere reati, proprio perché gli mancano i soldi per poter stare all'interno del paese. Io faccio sempre video brevi, perché lo sapete, penso che quelli un po' più lunghi tendano a tediare, quindi magari li spezzetto in altri piccoli video. Io vi ringrazio nel momento in cui mi date qualche consiglio per fare, ci date anzi di qualche consiglio per fare ulteriori video e esservi di aiuto in qualsiasi altra maniera. Vi chiedo di cercarci, se non l'avete ancora fatto, su Facebook, al gruppo Io Straniero, alla pagina Io Straniero. Inoltre abbiamo un gruppo Telegram, sempre chiamato Io Straniero, e oltre che appunto un gruppo WhatsApp. Seguiteci, in questo caso metteteci mi piace e cliccate la campanellina, in modo che qualsivolta postiamo un video e abbiamo voglia di aiutarvi nel comprendere determinate situazioni circa diritto dell'immigrazione, voi rimanete costantemente aggiornati. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, a presto. Per qualsiasi necessità mandate un messaggio WhatsApp, per qualsiasi domanda mandate un messaggio WhatsApp al numero 320 5599 074. Vi ricordo che oltre allo studio di Trezzo abbiamo aperto a Milano in via Ripamonti 238 e in piazza Napoli, sempre a Milano, e oltre ai nostri studi su Milano abbiamo collaborazioni in tutta Italia, i nostri collaboratori avvocati che collaborano col marchio Io Straniero e che quindi vi possono essere d'aiuto in tutta Italia. Voi appunto chiamate questo numero di telefono e chiedete, in base a dove siete, di poter parlare con un referente Io Straniero presente in tutta Italia. Vi ringrazio di nuovo per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Arrivederci, a presto.